Ciao ragazzi da Agrolollo 204 e benvenuti qua in un nuovo video. Allora, come sicuramente già saprete, un'altra mia passione è il kayak, come avrete potuto vedere quest'estate dai video che ho fatto con il mio kayak, che me lo sono anche comprato. E infatti, proprio perché vi ho detto questo, infatti domani andremo a fare una gita, il giro del lago di Annone, un piccolo lago che si trova in provincia di Lecco, nel triangolo Lariano. Più precisamente, ragazzi, andiamo ad Oggiono, sempre in provincia di Lecco, e lì ci sarà un centro che noleggia kayak e oltre a noleggiare i kayak fanno anche le gare di canottaggio. Comunque noi non andiamo per le gare di canottaggio, anche perché, come sapete, io non faccio questo genere di attività. Comunque, ragazzi, prima di cominciare col video, ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale. E in più, ragazzi, vi dico, questo lago ci sono andato 3 o 4 volte e offre dei panorama stupendi. Una volta ci ho persino visto l'arcobaleno e fa un effetto fantastico. E detto ciò, ragazzi, ci vediamo domattina. Ragazzi, è mattina, sono circa le ore 7 e adesso ragazzi mi vado a preparare, faccio colazione e poi andiamo. Ok ragazzi, eccoci qua, stiamo già in viaggio per andare al lago. Ovviamente adesso abbiamo avuto un po' dei problemi con trovare la strada col navigatore che non prendeva, però adesso l'abbiamo trovata e ci stiamo avviando, quindi ci vediamo lì. Ragazzi, eccoci arrivati, siamo davanti al centro dove noleggiano i kayak. Questo tra l'altro è il pontile dove dovremmo scendere in acqua. E questo è il lago di Annone, guardate che bello tutto tra le montagne. Tra l'altro oggi è una bella giornata, il lago come vedete è anche bello calmo e non siamo soli, siamo anche in compagnia di queste anatre che stanno nuotando qui davanti alla riva. Veramente veramente bello, tra poco scenderemo in acqua. E in più un problema che c'è un po' su queste rive del lago sono che ci sono degli appostamenti per la caccia, quindi speriamo di non sentire degli spari, anche perché questo dovrebbe essere il periodo di apertura della stagione di caccia. Comunque, detto ciò, ci vediamo dopo in acqua. Eccoci qua, siamo proprio in mezzo al lago. Guardate che spettacolo. Ci siamo solo noi e il suono delle campane, si sta veramente bene. L'unica cosa è che è difficile muoversi perché, come vedete, siamo
siamo letteralmente circondati a destra, a sinistra, dritto da queste piante acquatiche tremende che si chiamano lenticchie d'acqua, cioè no, volevo dire castagne d'acqua. Qui siamo invece in una parte del lago più sgombra dalle piante acquatiche, infatti ci si riesce a muovere più facilmente. L'unica cosa è che qua vicino si sente tutto il rombo che c'è un'autostrada e questo rovina tutta la cosa, la pace che c'era prima. Ma adesso è il momento di andare avanti, che in verità siamo nel secondo lago, perché questo lago è formato da due laghi e per arrivare in questo abbiamo dovuto superare un canale naturale. Però adesso conviene andare avanti. Adesso ragazzi ci siamo fermati in un bar qui in riva al lago, veramente perfetto. E sono fermato qua per sgranchirmi un po' le gambe perché siamo stati un bel po' di tempo in acqua. Adesso dobbiamo ritornare dalla punta estrema del lago e poi dall'altra parte, dalla punta, ritornare al centro kayak, che è praticamente dall'altra parte del lago. Quindi ci aspetta un altro po' di strada, ragazzi, veramente veramente tanta ancora, e il giro sarà tipo di 12 km in totale, veramente tanto. Adesso ragazzi si riparte dopo esserci presi anche un crodino qui come aperitivo al bar, e dovrei andare adesso, anche perché la strada sarà molto lunga come ho detto prima. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine. Questa che sto inquadrando è la parte di sponda dove c'è il centro da dove siamo venuti giù, circa lì, dove sto zoomando, c'è il pontile. E adesso tutto dritto, tutto a manetta dritto, e arriviamo alla fine anche di questo viaggio. Comunque, se vi è piaciuto, come sempre, commentate, lasciate like e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!